prego. Ti prego, qualsiasi cosa, ma non mi lasciare. Chiedimi qualsiasi cosa e la farò. Io ti adoro, ti amo, ma non mi lasciare. Farò tutto quello che vuoi tu. Sarò la tua serva, sarò la tua schiava, ma non mi lasciare. Non posso vivere senza di te. Tu mi hai insegnato tutto, che cos'è l'amore, che cos'è il sesso. Rispondimi, perché non dici niente? Non andartene. Vuoi fare l'amore con me? Adesso? Subito? Rispondimi. E lui che t'ha detto? Eh? Lui, quando gli hai detto così, che t'ha detto? Mi ha detto basta, è finita, me ne vado. E mi ha sbattuto la porta in faccia. No, veramente, ma allora te e Rocco non state più insieme? No, oh, non me lo nominare. Rocco è un nome che non voglio più sentire. Si meriterebbe che facessi quello che non ho mai fatto. La sgualdrina. Brava, così impara. Mi verrebbe voglia di andare con tutti. Con tutti. Tanto siamo stupidi noi donne. Vai con chiunque ti capita. E che... Ah, pensavo che venire a questa festa mi avrebbe fatto stare bene. E invece... Scusami se t'ho coinvolto, eh. Ma Gianna, ma te stai male? Forse è meglio se andiamo a casa tua, eh? Andiamo a casa tua, t'accompagno io. Andiamo io e te. No, no, grazie. Preferisco andare da sola. Allora, che lo rifacciamo? Allora, il ministro, l'assessore, il vescovo, il presidente e le eventuali mogli. Dai, che ci vediamo, va. Allora, chi manca? Vieni. Io vengo per voi. Fermi, zitti. E te? Io sono la moglie del presidente. E non si fa per niente. No, dai, zitti. Fermi. E tu chi sei? Chi sono io? Io sono la moglie del ministro. E facci vedere il tuo ministero. Come ti chiami? Vieni qua, ah, bello. Come ti chiami, eh? Ah, che bel cane, hai visto che bella festa? Va. bello, non c'ho niente da mangiare, niente. Oh! Oh! Oh, Santa Cleopatra! Sei fatto male? No. Niente, grazie. È sicuro? Tutto a posto? Sì, tutto bene. Meno male. Mi scusi tanto, è tutta colpa mia, stavo per ammazzarla. Questa cittadina è deliziosa, ma uscirne è piuttosto difficile. A destra, a sinistra, la seconda dopo il cavalcavia. Un labirinto. A proposito, sa dirmi dov'è l'autostrada? Sì, è qui a 200 metri. Posso dare una mano? Sì, grazie. Provi a mettere in moto. Questa sera sto proprio approfittando di lei, eh? No. Grazie. Bravissimo, per fortuna, grazie.
schifo, Santa Cleopatra, mi sono tutta unta. Buonanotte. Buonanotte. Sto sognando. Lei è un sogno. Come si chiama lei? Dante. Dove abita? Qui, al condominio. È meraviglioso. Lei è meraviglioso. Oh, oh, signorina! 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 Oh, è svenuta! Signorina, su! Signorina, aspetta, signorina, dove? Signorina, stavo per svenire io, è svenuta lei. Signorina, signorina, è svenuta. Ehi, signorina, aspetti, qui chiamo una tombolanza. Aspetti, signorina, chiamo una tombolanza. Che? Oh! Signorina! 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 Senti, signorina! Signorina! Pallamestro! Il leone! È pesante! L'elefante! È cretina! Cacca! La gallina! Cacca! Quando gioca! Cacca! Si è malloca! Cacca! È lo zoo! Con il gatto! C'è il cane! Come vai, Gianni? Male, lo sai. Lo so, su, forza, fatti fuori, ciao, Ma dillo dov'è? No, è là. Vabbè, vieni con me, dai, vieni con me a far colazione, ciao! Va bene, ok, ciao. Date, date, facciamo colazione. Sì, Lillo, poi ti devo raccontare una cosa che mi è successa ieri sera, Oh, vai, Gianni, mi fai andare a sbattere, Lillo! Oh, mi fai andare a sbattere, Lillo! Lillo, lasciami, Lillo! Facci vedere il tuo ministero, brum, tutte le cosce nude, due culoni, chiappone, chi toccava, un monte di donne. Insomma, un casino, non ci ho capito niente in questo gioco. A un certo punto, Lillo, siamo scesi, sono rimasto solo con un cane e arriva una macchina, Lillo. Oh, è scesa la donna, ma la donna più bella, la più bella donna che io abbia mai visto nella mia vita. E lo sa che è successo? Si è fermata. Ma ha guardato così, mi si è avvicinata e mi ha detto: sei meraviglioso a me. E blum, è caduta ai miei piedi. Ha fatto l'amore? No. No, è svenuta, ma guarda che era proprio la donna più bella. Ma ha guardato come se io, Lillo, fossi l'uomo più bello del mondo. Una donna intelligente, una donna di gusto, molto raffinata. E a un certo punto poi mi si è riavvicinata come se mi volesse baciare, ma quasi toccato, mi ha detto lei è un sogno a me. E io sono tutto scombussolato. Lillo, oh no! I dolci no, c'hai il diabete, te lo vuoi mettere in testa che c'hai il diabete? E non devi mangiare i dolci, c'è lo zucchero, si può morire, eh?
Solo in due. Solo due. Col diabete non se ne mangia neanche. E poi costano troppo. Ecco la frutta, quella non fa male al diabete. No, costa lo stesso. Andiamo. Bisognerebbe trovare il sistema di non pagarla. Aspetta qui, lì. Aspetta che forse vediamo se c'è quello. Sì, aspetta, Lillo. Buongiorno, scusi tanto, volevo sapere quanto vengono quelle mele lassù e quelle pere là, troppo, scusi, sono aumentate, troppo care, casomai ripasso, arrivederci, grazie tante, scusi, Lillo, troppo care, vieni, arrivederci, grazie, troppo care, si vede un sacco, una a te e una a me, no, anzi, una e mezzo a me e mezzo a te, c'hai diabete, non devi mangiare troppe banane, capito? Se ci vede l'ortolano, ecco qua la mezza tua, zac! Da queste parti cercava qualcuno, abita qui? No, io sono all'hotel Excelsior. E mi trovo qui perché cercavo un bar, ecco. Un bar? Un bar. No, qui non ci sono bar, sa. Se è per una telefonata, un caffè, se posso essere utile. No, grazie. È per... Dica. E che dovrei fare la pipì. La pipì? Santa Cleopatra, lo sapevo, ora mi vergogno. Comunque, se è una cosa urgente, scusi, se vuole può salire da me. Sì, grazie. Ecco, il bagno. Santa Cleopatra! La mia passione. Dolce? Ne vuole un po'? Magari, grazie. Certamente. Buonissimo. Proprio buono. L'ha preparato sua moglie? No, io non sono sposato. Ha preparato sua madre? No, non sono nato. Insomma, l'ho fatto io. Complimenti. Grazie. Buonissimo. Mi pare di aver capito che lei vive solo. Sì, in un certo qual maniera. È una scelta, una scelta così di, ecco, se mi va di stare in silenzio sto zitto, se mi va di scambiare due chiacchiere parlo, se mi va di fare due passi vado di là. Fondo, poi torno di qua, poi una scelta di libertà, ecco. Che bella questa foto, che simpatica. Sì, io sono quello lì a sinistra, questo qui a destra è un mio amico, si chiama Lillo, che lui va matto per i dolci. Bella. Grazie. Prenda, ne vuole ancora un po', No, devo proprio andare. Spero di rivederla. Signorina, aspetti! Signorina! La pipì! Thank you.
Tasso! Buongiorno! Buongiorno. Come va? Bene, grazie. Sì? Posso? Prego. Allora, ecco qua, una firmetta, una firma lì. Sì. Che miseria. Mi dia la sua assicurazione. La mia assicurazione, ecco, non mi ricordo mai dove la metto. Lei c'è il condominio. L'assegno mensile continua ad arrivare? Sì, quello assegno mi arriva, sì. Tra un mesetto devo passare un altro controllo medico, sa? Un altro? L'ho fatto 15 giorni fa il controllo medico. Abbi pazienza, deve ammettere che il suo caso è un po' singolare, un po' strano. Viaggiando con un camion... No, parcheggiato, col mio camioncino. Ero lì tranquillo, quasi per addormentarmi. Pum! Mi arriva una botta di dietro, ma tremenda. Ho sbattuto la testa nel vetro davanti e sono svenuto. E mi sono svegliato così. E la gente mi cercava di fermare. Fermi, si fermi, si fermi. Quante volte l'ho legata, l'ho murata. Non si ferma proprio, eh. Mi dovreste dare di più! Mi sono rovinato, anzi. Non posso fare più niente, né mangiare, leggere, scrivere. Posso fare solo lo zabaione. Cosa? Lo zabaione, quello che si rompe le uova e poi si comincia a sbattere così. Quello lì mi viene bene. Faccio dolci da mattina alla sera. Mi dovreste dare doppio, triplo, quadruplo, perché siete voi assicurazioni! Va bene, va bene. Volevo solo dirle che nel mio mestiere incontro un sacco di imbroglioni. Non è il suo caso, per carità. Quando riesco a beccarne qualcuno, non mi nascondo il piacere che provo nel rovinarlo. È truffa. Truffa ai danni dello Stato. Un reato molto grave. Si va nel penale. Si va nel penale? Qualche volta sono riuscito a trovarne qualcuno che faceva il furbo. Beh. Dottor Landazzo! Scusi, non le ho nemmeno offerto niente. Prende qualcosa, vuole uno zabaione? No, grazie. Prego. Rivederla. Là. Volevi entrare dalla finestra? Si entra dalla porta, si entra! Lash me, please! Lash me, I am American! Lash me, I am American! Americano, eh! Quale onore! Yes! Very dangerous for you, licenziamento! Vieni, vieni! No, il direttore ti vuole conoscere! Lash Anche me. Lui parla Lash americano! Me, please, no, American ambassador, dangerous for you, dangerous for Italy. Dangerous, I am American, I am American. Yes. Hi, Johnny. Hello.
Lo conosce? Of course, ma certo. Johnny, what are you doing here? How nice to see you here, darling. What happened to your pants? Come? What happened? Mi riesci a capire se parlo in italiano? Yes and no. Qualcosa, qua e là, ma non tutto, tutto. Cosa è successo ai tuoi calzoni? È saltato un bottone. Ma dobbiamo trovare un rimedio, perché non puoi mica andare in giro così, ma noi lo troviamo. Che bella sorpresa, Johnny. Tutto mi aspettavo tranne che di vederti qua. Fla, così funziona. Come sei stato carino a ricordarti di me. Fumi? No, ma va bene, grazie. Parli benissimo inglese. Anche tu, Johnny. Johnny mi piace. Ti piace? Ti chiamerò sempre Johnny. Sarai il mio Johnny. E io ti chiamerò... A proposito, come ti chiami? Maria. Maria, mi piace. Ti chiamerò sempre Maria. Maria, ma dove andiamo? Dove mi porti? A toglierti i calzoni. Mangia, Luigi. Capito? Fammela a me. Qualsiasi cosa. La prima cosa ti viene in mente, anche più lunga. Lo sai che si può perdere la testa per te, Johnny? Hai detto, lo sai che si può perdere la testa? Sta per me, Johnny. Stai bevendo un po' troppo? Non ti preoccupare, tanto io sono Stella. Oh no. Scusa, lo so che è maleducato questo. No, non rimettitelo. Sì. Non quello, questo. Questo, sì. Che hai, ma sei incredibile. Questa è l'immagine di te che io voglio sempre tenere con me, con questo vestito, con questo neo, con quello stecchino. Johnny, stecchino, andiamo. Thank you.
No, così mi fai il solletico, no? Su, dai! No. Ti confesso che sono a stemmi anch'io. Oh, Maria, Maria, mi piacerebbe tanto fare l'amore con te. Adesso i pantaloni. No, i pantaloni, ma scherzi, no, mi vergogno, no, me li levo io da sotto, vai, ferma. No, ferma, me li levo io da sotto, vai, piano. Maria, Maria, come mi piacerebbe sapere tutto di te, chi sei, della tua famiglia. Io non ho famiglia, vivo sola con un vecchio zio. Un vecchio zio, ma che giornata meravigliosa mi hai fatto passare, Maria. Ma domani? Tutti i giorni, organizzazione giorni. Ci penso io, ti porto in giro tutto il giorno, eh. Ah, come sono stato bene. Ci mettiamo a giocare. Sono la moglie del ministro. E facci vedere il tuo ministero. È un gioco da schiantare da ridere, Maria. Te lo insegno domani. Entro in malattia, mi piglia tutto il giorno libero, Maria, e io e te stiamo insieme. Anche se un uomo non lo dovrebbe confessare, Maria, io te lo dico lo stesso. Ci conosciamo poco, poco, ma ti amo tanto, tanto, tanto. Gallina paraparapà, quando gioca paraparapà, si è maloca paraparapà, sa, la gallina. Calzotta! Miss Maria, please, for me, thank you. Buongiorno, ma quando è partita? Se n'è andata stamattina. Ma è uscita, poi torna? No, è partita definitivamente, signor Johnny. Signor Johnny, sì. Forse ha dimenticato di aver perduto questa. Sì. Ecco, bravo. Ma ha lasciato un messaggio per me? No, è partita. Ha fatto i bagagli, ha pagato il conto, è partita. E adesso parti tu! Venite a farmi vedere! Di là. Ah, poi un'altra cosa. Le chiavi sono. Ecco, se vuoi andare a dormire a casa mia ci può andare. Però pulisci, pulisci e stai attento a tutto, paga le rate del condominio e se paga la luce. Là, no, non ti distrai. Oh, vedi che ti distrai, concentrato sulle cose, se no dopo ti rubano la roba, non te ne accorgi, concentrato. Non mangiare troppi dolci, con lo zucchero, che ti fanno male, non ricordi? Oh, non aprire a nessuno, pure se vado. Ciao! Ciao! Ciao Lillo, ciao! Ciao, 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 mi raccomando, hai capito? Ciao! Ciao, torna presto! Ciao! Ciao! Va bene? Ciao Lillo! Oh, la valigia! Ciao, la valigia! Okay. Lillo, la valigia! Ciao. Lillo! La valigia! La valigia, Lillo! Ciao, Dante! Esattamente. Va bene, allora ti mando a prendere da mio zio. Oh, vedrai, ti piacerà tanto, è una bravissima persona.
10 minuti, un quarto d'ora. Anch'io. Oh, anch'io non vedo l'ora di vederti, Johnny. Ciao, ciao, ti aspetto. È già qui. Adesso corri. Corro. Svelto. Corri alla stazione. Ma in buona sostanza, dove si trova esattamente? Al binario 8. 8. 8. Zio! Era una bella città, ma ora purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, e per esempio quello che voi chiamate piaghe, una terribile, e lei sa a cosa mi riferisco, l'Etna. Il vulcano che quando si mette a fare i capricci distrugge paesi e villaggi, ma è una bellezza naturale. Ma c'è un'altra cosa, e questa è veramente una piaga grave che nessuno riesce a risolvere. E nella terza è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È traffico. Entra, come se fossi a casa tua. Io vado a chiamare Maria. Maria! Maria! Il tuo arrivo! Sta aspettando, mi lascia solo, che bella coppia. Madonna! Mezzalone! Johnny! Maria! Johnny! Maria! Oh, finalmente sei qui! Mi sei mancato tanto, tanto, fatti vedere. Sì, ma qui è bellissimo, Maria, è bellissimo. Oh, vieni dentro, vieni con me. Sì, qui è bello dappertutto, fuori, dentro, Maria. Dirmi che devi ripartire subito perché tanto non ti lascio andare. No, rimango se ti fa piacere. Vieni che ti mostro la tua stanza. La mia stanza? E dov'è? Di là. Non mi somiglia per niente. Che hai detto, John? Ti ho detto che non mi somiglia per niente e non mi fare ripetere le cose. Ma se è tale quale a te, ci cascherebbe perfino tua madre. Mia madre. John. Non nominare mia madre. Ma è il tuo facsimile. Quando l'ho visto ho detto minchia. Mi sono spaventato. Già si chiama Johnny, c'è il neo, c'è lo stecchino, e tua moglie gli ha fatto il lavaggio del cervello, gli ha fatto credere che io sono suo zio. Ci siamo, questa prigionia, questa tortura gli è finita, è questione di ore, oggi, domani, basta portarlo fuori, pum pum, lo ammazzano, Maria fa finta di piangere e è finita. Avvocato. Te voglio seguire per l'ultima volta, ma se tutta questa storia non funziona, lo vedi questo stecchino, eh? Io te lo infilo nelle palle e ci faccio uno spiedino. Che schifo. Comunque, avvocato, basta che facciamo presto, io qua dentro non ci voglio restare troppo. Che fatanzia, guarda dove sono io. Penso se me vedesse mia madre. Mia madre. Qui bisogna brindare, anzi,
Ci vuole un tiro! Minchia, la coca! L'ho lasciata in camera! Ci vediamo dopo, ho bisogno di qualcosa! E a mia moglie che me porti qualcosa da mangiare! Sì, va bene, stai tranquillo, Johnny! Stai tranquillo! Ti piace? Sì. Questo è il bagno? E questa porta dà nella stanza dello zio. Oh Maria, io ti confesso che sono proprio tanto emozionato. Ma allora stanotte io e te dormiremo qui insieme? No, io dormo nella mia camera che è dall'altra parte. Ah, fammi a vedere. Dopo, ora voglio andarti a preparare una cenetta con le mie mani. Tu riposati, sarai stanco, hai fatto un viaggio così lungo. Ciao. Siamo vicini di casa, eh? Che fai? Che fai? Questo non sai che cos'è, eh? Certo, come fai a saperlo? È una medicina, un medicinale. Medicinale? Sì. Ma perché sei malato? Purtroppo, è una condanna. La devo prendere 3-4 volte al giorno, guarda, mentre calma. Porca miseria, ma che malattia hai? Ho il diabete. Porca miseria. Non mi va nessuno giù. Lo so, è tremendo. Scusa, se ma io la devo prendere a orari precisissimi, qua a scannare. Vai. Sotto, un cane avrà fame. Oddio, è vero, il cane ha fame. Ma che cane? Il cane là sotto, povero Bob, mi porta qualcosa da mangiare. Ho da Bob. Corri, la maionese. La maionese, il vino rosso, piace a Bob, il vino rosso. Pensimonio. Ecco qua, mettiamo qua. Pensimonio, pane e dolce, a bottiglia. Che manca un po' di pasta? La pasta già mangio oggi. E scusa, Johnny, torno subito. Come ho fatto a dimenticare? Il vino rosso, la maionese. Fa matto per la maionese. E è un mastino palermitano. Caramelle, croccanti, liquorizia, quangiò. In buona sostanza è onnivoro, eh. E poveraccio, cane malato, eh. Ma zio! Che? Come che? Ma scherzi. Ma il dolce, gli zuccheri, con la malattia che hai? Che malattia? Come che malattia, zio? È diabete. Oh, grazie, Johnny, mi ero distratto. È buona la torta. Johnny, io non resisto. Adesso sai, io prendo tanta medicina, e così poi posso mangiare tutta la torta che voglio, eh? Ecco, bravo zio, così mi piace. Bravo, piglia la medicina. È terribile. Su, non fare storie, zio, su, tutto ad un colpo, vai! Tutto? Vai! Ci
già ti sei dimenticata di me. Oh, no, John. Stanotte non riuscirò neanche a dormire senza di te. E tu, amore, riuscirai a dormire senza di me? Maria, dormire senza di te. Guarda dove sono finita, io. Io, Johnny Stecchino, il numero uno, che solo a pronunciare il mio nome tremavano i mobili, che quando da New York mi spostavo a Palermo si nascondevano tutti come topi. Ora il topo sono io, chiuso in questa casa da 18 mesi, in questo bunker, ridotto ad abbaiare come un cane. Ma Johnny, Johnny, parli come se non avessi visto quello che è successo oggi. Hai visto il miracolo? L'ho visto. Non mi somiglia per niente. Dai, vieni a guardare, fa impressione. Vieni a guardare. Vediamo. Fammelo vedere. Effettivamente, qualche cosina qua e là. Solamente che c'è una faccia da fesso. Maria, ma veramente tu mi vedi così? Oh no, tesoro, io lo so che sei diverso. Ma Cozzamara penserà che sei tu. Cozzamara. Cozzamara. Maria, a me non me va giù, ma mi spieghi perché non l'hanno ancora preso, eh? Me lo spieghi perché non l'hanno ancora preso, eh? È il primo nome che gli ho fatto, gliel'ho detto subito al giudice. Mi raccomando, Cozzamara dovete prendere per primo, poi ho fatto gli altri nomi. Renda, Caporetto, Lozzo, Vic Bloom, Washington l'hanno preso. Ma ve lo spiego perché Cozzamara sta ancora libero, eh? È colpa di quello stronzo che ho dovuto pentire. Ha incastrato, Maria, mi ha incastrato. Io devo finire allora, se devo finire io, Maria, che muoio maciste con tutti i farisei. Tanto una banda di ignoranti sono tutti. Cozzamara, l'unica soddisfazione è che gli ho ammazzato la moglie. Che cosa hai fatto? Quella volta che ho fatto fuori a Giacomo Molina, le parti anni fa, no, te ricordo. L'andai a far fuori, c'avevo la mitraglietta, la F-44. La F-44 c'ha la raffica un po' larga. Non si controlla bene, lo sai. Ho sparato a Giacomo Molina, ho preso pure la moglie di Cozzamara. Per errore. Poi gli ho telefonato subito, infatti. Gli telefonai subito, dico, senti, Cozzamara, scusa, 10 minuti fa circa ho ammazzato la moglie, abbi pazienza, scusa, scusa, gli ho detto scusa. Sei incazzato, ha fatto tutta una storia, è troppo permaloso, e così non si può lavorare, no? E che sarà mai? E che, gli ho ammazzato la moglie, nemmeno fosse sua madre. Mia madre. Johnny? Sì. Johnny. Niente, hai capito? Gliel'ho chiesto scusa, no? Perché io sono educato, a me l'educazione me l'ha insegnata mia madre. Mia madre. Insomma, sono ripreso. Maria. Vieni qua, Maria. Vieni qua. Vieni, Maria, vieni. Sappi che a me nella vita mi importa di una sola persona, e quella sola persona, Maria, sei tu e mia madre, mia madre. Johnny? Johnny? Sì, ho fatto tutto per te, Maria, ti ho tirato su con le mie mani e ora non posso permettere che uno che si chiama Cozzamara. Amore, basta con questo Cozzamara. Senti, tra un giorno o due
io prenderò quello là che ti assomiglia e lo porterò proprio fra le braccia di Cozzamare. Sì. Lui e i suoi picciotti lo ammazzeranno e io piangerò al funerale. Il Johnny Stecchino sarà morto. Sarai morto per tutti. Sì. Nessuno ti cercherà più. Mi piace, per tutti sono morto. E dopo? Oh, dopo ci godremo tutto quello che abbiamo e come. Santa Cleopatra. Il sole. Il mare. La notte. Johnny. Ma, Maria! E non mi baciare! Lo sai, no, che non mi piace, cioè, i baci. I baci li danno le femminucce e gli uomini sessuali. Io sono un uomo, Maria! Scusa, amore, avevo voglia di baciarti. Guarda qua, e poi col rossetto. Che schifo! Basta! Non ce la faccio più. Quando lo fai ammazzare, quel fesso? Anche domani. Tanto quello appena mette il naso fuori di casa è morto. Bobby? Dimmi che sono pazzo o che sono scemo. Ho visto Johnny Stecchino. Ma tu sei scemo, dove? Là dietro. Minchia, non è possibile. Ma come? Quello è super protetto, carabinieri, polizia, esercito, nessuno lo trova. E invece questo stronzo se ne va in giro per la città con quello è beato. Chiamano a Cozzamare. Un chiamo a nonno. Lo sai che ti dico? Gli facciamo un regalo noi. Glielo portiamo bello impacchettato. Ma sei sicuro che io? Ti dico di sì. Tu sei pazzo. Un sogno pazzo, che fa un cecchino? E adesso te lo faccio vedere in faccia. Tanto piacere, Dante. Che vuole a travaglia? Dica. No, non volevo comprare niente. Volevo sapere il prezzo, per esempio, vede, quanto costano, no? Quelle cipolle là. Johnny! No! Successo si può sapere? Sì, meno male. Ma che fa lei con quella banana in mano? Io sono arrivato ieri, non sono di Palermo. A un certo punto, stamani mattina, sono uscito presto per andare a far colazione con una banana che la faccio sempre. Sono arrivato dall'ortolano, qua si chiama... Aspetta, colonnello.
Nicola Travaglia si chiama. Nicola Travaglia, lo conosciamo. Prendo questa. Questa banana la stavo per comprare, prendo i soldi. Colonnello, non la volevo comprare. Gli dico la verità, qui siamo dei carabinieri, ho avuto paura, la volevo rubare. Grave, io non lo so gli usi di premio, non lo sapevo che qua sarebbero così per il furto della banana. Io insomma, ma non per rubarla, io perché mi diverto, mi è rimasto proprio così, non mi è riuscito bene. Fatto così mi è rimasto questa banana. L'ortolano l'ha visto, ha fatto, no! Ha chiamato 3-4 guardie protettori dell'ortolaneria, insomma, ma l'ho cominciato a sparare, io mi sono riparato, ho avuto una paura, via sono scappato, e questi dietro, dietro, io sotto sopra, tutto Palermo, ma saranno stati 10, 20, 40, una paura tremenda, sono vivo per il miracolo. Come si chiama lei, scusi? Io? Il nome mio di anagrafe? Dante. Ecco, signor Dante, qui abbiamo molto da lavorare. Lei ha detto che non è di qua? No. A Palermo, veda, ci sono problemi molto grossi. Lo so, c'è un traffico. Ora, lei ha fatto un'azione molto cattiva. Rubare una banana è un reato. So, sì. Si va nel penale? Ma ha trovato me. Meno male. È fiero d'aver fatto un'azione simile in una città che la ospita? No, no, questo no, per carità, colonnello, io no. Io anzi, proprio mi dispiace tanto, Sono proprio, prometto che non lo farò mai più. Bravo. Vedo che lei è pentito di quello che ha fatto. Sì, sono proprio molto pentito. Ecco, lasci qua il corpo del reato. Provvederemo noi a recapitare al legittimo proprietario, l'ortolano Nicola Travaglia, la sottoscritta banana. L'importante è che si è pentito. Sì, quello sì, però. Però è sicuro che è tutto sistemato, posso uscire tranquillo. Tutto sistemato. Può andare tranquillo. Grazie. Allora grazie, grazie tante. Io me ne vado, posso proprio andare tranquillo, no? Grazie. Sì, me ne vado. È che non lo sapevo che rubare una banana era così pericoloso a Palermo. Io da qui avanti le pago tutte. Arrivederci. Sì, sì. Arrivederci. Arrivederci. Johnny! Buongiorno. E tu? Te la spasseggi così, tranquillamente, dopo tutto quello che ti è successo? Ma lei come fa a sapere? Io ti ho seguito, figlio mio, tutto, fin dall'inizio. Io sono Cataratta e questa è la mia signora. Il giudice di Cassazione, Bernardino Cataratta, ed ho seguito passo passo tutta la tua storia. Ha seguito tutta la mia storia? E certo. Ma perché l'hai fatto? Così mi è venuto... Comunque, è tutto sistemato, eh? Sì, perché io sono stato dai carabinieri. E ti sei pentito? Ma lei chi gli ha detto? Hai fatto qualche nome. Nicola Travaglia. L'ortolano. Tu non dovevi fare nessun nome, perché quello adesso ti rivolta contro tutta la famiglia. Mi si rivolta contro me? Certo. Ma io non lo sapevo mica che era una cosa così pericolosa. Io comunque, giudice Bernardino, è tutto a posto, Perché io ora gli ho ridato tutto a loro, no? A chi? Ai carabinieri. Oh. Sì, mi hanno detto che la riconsegnano loro. Stai fresco. Se riconsegnano, quelli ti vitono. Spartiscono, che lì, caro mio, è un magna magna generale. Se la mangiano loro? Se non l'hanno già fatto. Ma scalzoni bugiardi. Senti, John, tu vai subito dai carabinieri. Primo, ti fai restituire quello che tu hai loro consegnato. Esatto.
Secondo, e questa è la cosa più importante, devi dire che tu non ti penti più. Anzi, devi dire queste testuali parole: io non mi pento più. E questa notizia domani la voglio su tutti i giornali, in prima pagina, altrimenti caput. Chiaro? Caput. A voi e a tutte le vostre famiglie. Ancora lei? Che ha rubato stavolta? Una scatoletta di caponatina? No, no, colonnello, non è proprio il momento di scherzare questo. Questa qui me la prendo io, perché qui è tutto magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni! Pettegoli! Lo sanno di già tutti che mi sono pentito! E io non mi pento più di questa banana! E domani lo voglio scritto sulla prima pagina di tutti i giornali! Deve essere scritto grosso! Dante non si pente più, punto. Se domani io non leggo questa notizia, colonnello, io ritorno qui e caput! A lei e a tutta la sua famiglia! Caput! A voi e a tutte le vostre famiglie! Che ve dicevo, non mi somiglia per niente. Era presto. E non c'era in giro ancora nessuno. Era troppo presto. Troppo presto, sta minchia. Quello si è fatto il giro panoramico della città, tranquillo, e nessuno gli ha dato fastidio. Se esco io, non è mai troppo presto per ammazzare. E bisogna buttarlo nel posto giusto. Tu sei sempre stato a New York. Qua personalmente non ti conoscono tutti. In buona sostanza. In buona sostanza mi hai rotto le palle, avvocato! Basta! Non se ne va più di niente, non mi somiglia, non mi somiglia, non mi somiglia. Non ci cascheranno mai, voi non lo conoscete a Corsa Mare. Quello non gli scappa niente. Amore mio, amore mio, bisogna portarlo nel posto giusto e con la persona giusta, con me. Con te? E dove lo vuoi portare? A Teatro dell'Opera. Ci guardano tutti. È la nostra prima uscita in pubblico. Sei la più bella di tutte, Maria. Anche tu sei bellissimo. Vieni, andiamo al bar a bere qualcosa. Sì. Maria. Oh, Don Emanuela, come sta? Bene.
Le presento le sorelle Pitre. Buonasera, buonasera. Johnny, caro, vai avanti al bar, ti raggiungo subito. Sì, vado al bar, buonasera. Era da tempo che non ci stavo per fare. Sì. Prego? Sì, per me. Cosa due, prendi? Due spremute. Signorina, scusi, volevo pagare questa banana. Volevo pagare la banana che ho preso lì. Mi dica. Anch'io. Buonasera. 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 Andiamo. Sì, Maria, aspetta, devo pagare questa banana. La pagherai dopo, alla fine del primo atto, andiamo. Maria, è pericoloso. Johnny, che? Che cos'è? Il giudice, Bernardino Cataratta, ti ricordi? Sì. Allora tu non hai capito niente di quello che io ti ho detto. Perché? Perché tu ci insisti, figlio mio. Qui, in teatro, davanti a tutti, e tutti ti hanno visto. Mi è arrivata già la voce all'orecchio. Si è sparsa già la voce. Devi scappare, figlio mio, subito, subito, vai via. Sistema tutto alla fine del primo atto. Primo atto troppo tardi. Quelli ti ammazzano prima. Johnny! Scappa, scappa, figlio mio, scappa. Johnny, vieni, che sta per cominciare. Lo sapevo che la dovevo pagare questa banana. Stecchino, il pentito. Ha ragione il notaio. Anch'io me ne vado. E non facciamo finta di non averlo visto. Lo abbiamo visto tutti. Volete che ve lo indichi? Eccolo là! Tu! Non ci posso credere, ma hanno visto tutti. Come l'ho fatto a vedere uscire 7-8 persone al bar? Sei stata la cassiera, quella strega. La devi pagare! Non dovevi venire a Palermo! Non dovevi! Schifo! Assassino! Ha fatto il nome di mio fratello! Ha rovinato la mia famiglia! Porca, c'è anche la sorella dell'ortolano, mi si è rivoltato contro tutta la famiglia. Assassino! Ha avuto! Ladro! Ladro! Tanto prima o poi anche questa la devi pagare, ma sarà troppo tardi. Sei un infame! Vattene via! Dov'è la tua bella signora? Si nasconde, non si fa vedere, si vergogna la tua signora. Signora? Ma quale signora è signora? Quella è la sua complice, è tutta opera sua, in galera pure lei deve andare. Caro, che cosa stanno dicendo? Se non stesse con lui, sarebbe una morta di fame! Questo è troppo! Brutti, pezzenti, maleducati, straccioni a cattoni, puzzolenti, schifosi, tirchi, maledetti, tremendi! Maria non c'entra niente! Il primo che rinomina Maria... Caput! A lui e a tutta la sua famiglia! È giusto, ho sbagliato e la devo pagare, e la pago!
La volevo pagare alla fine del primo atto, ma se non vi fidate, ve la pago subito! Ma che stai magneticando? Ci vuoi prendere per in giro? Mi stai prendendo in giro? Mi state prendendo in giro voi? Ve li do i soldi, ce l'ho! Che credete che sono senza soldi? Eccoli qua, 5.000 lire! L'ho pagata, tenete! Questa è l'ultima affronto che ci fai! Oh, ma quanto volete? Non c'è prezzo per quello che ci hai fatto! Non c'è prezzo? Ma quanto costano le banane a Palermo? Oh, ma cosa volete da me? Lo sai benissimo quello che vogliamo! Ve la ridò, va bene? Vi ho dato i soldi e ve la ridò! Tenetelo, so! Attenti, è fatto! Una bomba! Non mi esce questa banana lì! Eccola qua! Siete contenti? Così ci ho proprio rimesso, pezzenti! Dove andate, vigliacco? A me la morte a Maria! Ora, Maria, glielo faccio vedere io se sono un vigliacco! Non è vero che sono un vigliacco, Maria! Maledetti! Aspettami un secondo, vado a sistemare una cosa e torno, Maria! Aspettami! Vigliacco a me! Vigliacco a me davanti a Maria! Allora questa volta voglio andare fino in fondo! Ve le piglio proprio tutte! Ecco, non ve le pagherò mai! Gratis, voglio fare un frullato con tutte le banane di Palermo! A dove si va? Chi è? Assassino! Ma vaffanculo! Giovi Stecchino! Chi è? Giovi Stecchino, venga, venga, sono il questore, siamo qui per aiutarla! La proteggiamo noi, venga! Grazie! Lasci queste banane! Grazie. Bisogna andare a prendere venga, Maria! Venga, Maria! Venga, che è pericoloso! Maria! Sì, grazie! Ci sono cascate! Allora, quando è così? Se, come dite voi, mi somiglia! Preciso! Preciso! Allora, domani, Maria, lo porterà proprio davanti al merino di Cozzamano! Scendiamo! Sì. L'ho perso. Il fesso? Ho fatto appena in tempo a vedere che saliva in macchina col questore. Ma col questore? Mica, ma allora è tutto chiaro. L'ha mandato a prendere il ministro. C'è un ricevimento stasera a Villa Caputo col ministro. Quello vuole parlare con me perché ha paura che faccio il suo nome a processo. Ma tu e il ministro vi siete conosciuti? Personalmente no, ma da New York, per telefono, abbiamo fatto diversi affari col ministro, è dentro fino a collo, ha paura, lo sapevo che mi voleva incontrare. Maria, ma questo è un bordello, lo devi fermare prima che si incontrino. Se il ministro si accorge che quello è il fesso, è finita. Corri, Maria, corri a Villa Caputo! Lo so che l'hanno chiamata infame e spia. È ladro. È ladro. Molte persone pensano che il suo gesto sia vigliaccheria. Io penso che sia coraggio. Tutti dovrebbero fare come lei. E non la penso solo io. Come me la pensa la parte sana della città. La parte sana dell'Italia intera. Ho ragione io, no? Sì, anche se siamo lontani dal dire la parola fine a questa piaga che infama la città di Palermo nel mondo intero. Questore, scusi, non è proprio il momento di mettersi a parlare del traffico. Maria dov'è? Non si preoccupi. Lei si diverta un po'. A Maria la manderemo a prendere subito e fra un attimo sarà qui. Ah, grazie, questore. Mi dia l'onore di presentarle la mia signora. Gelsa, venga, venga. Vi presento Johnny Stecchino. Ah. Con permesso. Buonasera. Tutto a posto, signor ministro. Johnny Stecchino è qua, gliel'ho portato. Qual è? Quello là, seduto con mia moglie. Signor Johnny. Questo nome ovviamente gliel'hanno messo in America gli americani. No, ma che America gli americani? No, è un'idea di Maria, l'Hotel Excelsior. Mi ha messo una spilla qua, sacchi, mi ha chiamato Johnny. Ah, così Johnny è un'idea di Maria? Sì, Che donna! È veramente una ragazza delicata e sensuale. Sì, quello è vero. Maria davvero è molto delicata, molto. Molto delicata e molto sensuale. Ma molto.
Dottor Randazzo! Buonasera. Buonasera a lei, ma... Ma come mai qua, eh? Come mai lei qua? Che bell'incontro! Stavo giusto per andarmene quando l'ho visto entrare. Ma ha visto entrare? Sì. E che ha visto? Ha visto che lei è nei guai, e la smetto. Così è un anno che finge, eh? È lo zabaione. Signor Randazzo, non ci andiamo nel penale, eh? Per piacere, Randazzuccino, Randazzinuccio, gli ridò la mia assicurazione, eh? No, la sua assicurazione a questo punto se la può anche tenere. Ora se la vede direttamente con lo Stato, col Ministero. Truffa allo Stato! È un reato gravissimo. No, signor Randazzo, lei fa per scherzare. Io gli do qualcosa della mia assicurazione, signor Randazzo. Randazzuccino, Randazzinuccio, Leo, per piacere. Basta! Io l'ho vista! E non le nego un certo piacere, ne la viene pizzicato ancora un altro. Ora se la vedrà direttamente con lo Stato. Con lo Stato? E quando? Prima di quanto lei possa immaginare, queste pratiche vanno per direttissima, ma è tardissimo. Io... Buonasera. Per direttissima? Porca, ci mancava solo quello dell'assicurazione stasera. Ma è possibile? Truffa allo Stato, processo, reato gravissimo, che sarà mai? Senta, la vuole incontrare il ministro immediatamente. Il ministro? Di già! Venga. Porca miseria. Per direttissima. L'ho fatta chiamare d'urgenza, ma era necessario. Lei ormai è incastrato. Ma ne può uscire. L'importante è che lei non perda la testa in questo momento così delicato. È facile cadere in una trappola come quella nella quale è caduto lei. Lo so, c'ha proprio ragione. Io, ma chi se l'aspettava, capito? Io mi sono accorto proprio all'ultimo momento. Ho tentato, ma la sfortuna, porca miseria. Del resto, anch'io temo ogni giorno di essere scoperto. Come? Con lei posso parlare liberamente. Siamo nella stessa barca. Anch'io. Sono 20 anni che fingo. Ma 20 anni? E non se n'è mai accorto nessuno. Bravissimo. Diamoci una mano, siamo nella stessa barca. Io posso far uscire da quest'impiccio nel modo più sottile, nel modo più elegante. Ma lei deve promettermi che non farà il mio nome. Quando? Al processo. Ah, già c'è il processo. Sì, ma comunque, ministro, io questo nome al processo non l'avrei mai fatto. Anche perché, sinceramente, io questo nome... Sì, lo so, ma io voglio essere sicuro. E a questo punto lei mi deve dare la sua assicurazione. La mia assicurazione. Se lei mi dà la sua assicurazione, io le do la mia assicurazione. Io do la mia assicurazione, lui mi dà la sua assicurazione. Cioè vorrebbe dire, ci scambiamo l'assicurazione. Va bene. Qua la mano. Alla barca. Siamo nella stessa barca. E adesso che mi sono un po' rilassato, lei permette, eh? Vai, siedi. Ma anche lei ha questa malattia? Ha ragione. È una malattia terribile, ma non posso proprio farne a meno. Puntirino? No, grazie, io sto bene. Meravigliosa. Ottima. In Italia non si trova, viene dal Sud America. Lei non ci crede, eh? Beh, lo saprà dire. Venga, no. Questa è per lei. No, mi prenda. No, è miracolosa. No, non è miracolosa. Ministra, no. Allora, grazie, io la ringrazio, ma... E adesso non doveva. Ci godiamo la festa, ma mi raccomando, eh? Noi non ci conosciamo. Perché? Non ci conosciamo. Mm.
professore, scusi se la disturbo, eh. Sa mica se Maria è arrivata, perché... Maria? Beh, Maria... Starà per arrivare. Intanto assaggi queste squisitezze. Grazie. È dolcissimo, dolce! No, grazie. Questo per me è veleno. Come veleno? È dolcissimo! Appunto per questo. Troppi zuccheri. È una grossa tentazione. Ne ero ghiotto. Poi la malattia mi ha costretto a rinunciare a questo piacere. La malattia? Ma che c'è? Diabete anche lei? Ma che c'è? Un'epidemia a Sicilia? Il fatto è che non c'è rimedio. Ancora non si è trovata la medicina giusta, almeno in Italia. Sì, purtroppo. Cardinale! Lei è un uomo fortunato. C'ho una cosa qua che la farà tornare come ai vecchi tempi. Golosaccio! Eccola qua! Con questa qua lei dopo potrà mangiare tutti i dolci che vuole, cardinale. Ecco, ora vediamo se vi ricordo. Ecco qua, ecco, vedi? Ecco, questa qua, sa che c'aveva ragione lei. Questa qui in Italia non si trova. Questa viene dal Sud America. Ecco. Bella e pronta. Questa qui bisogna pigliarla col naso. Col naso si prende questa qua. Questa? No, 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 così. Questa non si piglia col naso direttamente così. Ci vuole una cosa per tirare su col naso. Ma adesso basta. Io non voglio avere nulla a che fare con questa roba. Voglio una spiegazione. Dove l'ha presa? È vero, perché sembrerebbe che è merito mio, invece no. Non è tutto merito mio. Posso? Me l'ha data il ministro. Il merito suo non mi voglio prendere. Insomma, chi ce l'ha questi 10.000 lire? Oh. 10.000 lire? Ma nessuno c'è 10. Signore, 10.000 lire per cosa? Ah, ma lo so io chi ce l'ha, cardinale, belle e pronte. Lo so io chi ce l'ha. Aspetti un secondo, Ce l'ha proprio belle e pronte. Dove l'ha me? Qua, Scusi, posso, ministro? Non vorrei, vero? Eppure ce le dovrebbe avere, ho visto io metterle di là, ce l'ha messe pronte. Eccole qua, eccole qua! Eccole qua, belle e pronte per tirare. Grazie, ministro. Eccole qua, cardinale, belle e pronte per tirare. Bisogna chiudere un buco e tirare su con quell'altro, forza. E che mi fa fare tutto a me? Un buco, quale preferisco? Cardinale, su, forza. Questo buco qua, ecco, giù. Giù, cardinale, giù. Giù con la testa, se no non c'è. No, no, ministro, per piacere, gli fa vedere lei come si fa. Che schifo. Signori, vi prego, cerchiamo di mantenere la calma. Credo che sia chiaro a tutti che abbiamo a che fare con un pazzo criminale! Io non posso subire l'affronto di questo volgare prestigiatore! Ma ministro, ma che? Ma la medicina me l'ha data lei, ma che male... Basta! Lei è veramente un pazzo! Come si permette di fare questo affronto a mio marito? Mio marito, il ministro, cardinale, questo... Ma scusi tanto, Ma lei chi è? Chi sono io? Io sono la moglie del ministro. E facci vedere il tuo ministero! Basta! Questo gioco è durato fino troppo! Questo gioco! Io non aspettavo che era un gioco! Quel pazzo! Chi è? È Johnny Stecchino ed è un uomo morto! Leopoldo! Entra, Johnny, che fai lì sulla porta? Entra, ma questa è la tua camera da letto, no? Sì, ma non lo sono. Entra, stai un po' con me. Entra, lo vedi? Maria, io ti devo parlare molto seriamente. Di che? Di te. Ah, di me. Non so se ti sei mai accorta, per esempio, che noi due non abbiamo mai fatto l'amore. Io sì, me ne sono accorto. Forse sei distratta e pensi di sì, ma no, proprio sicuro, certe cose non mi scappano. O forse, Maria, tu pensi
Non me lo chiedi perché hai paura di un mio rifiuto? Ecco, su questo ti vorrei tranquillizzare. Ecco, sappi, Maria, che se tu decidessi di fare l'amore con me, sappi che in me troverai una porta aperta. Sembrato di averlo sentito abbaiare, Bobby. Gliela porta. No, la manca un monte di roba, le caramelle, eccole qua, caramelle, la liquirizia, le nespole per Bobby, gli faccio una bella cena, no, gliela portano mai. Limone, l'aglio, oh! L'aglio, eccolo qua per Bobby. Le fave per Bobby, oh, peperoni, un bel pomodoro, vai! Gli facciamo una cena, il grande se ne dimentica. L'aceto, l'aceto, questi sono cani siciliani, oh! La maionese che gli piace tanto. Dove la tengono? La maionese. Dove... La maionese, beh, gli porto il salame, eh? Fa bene lo stesso il salame, vai, luce, eccolo qua. Eccomi, Bobby, eccomi! Ecco qua una bella cenetta per Bobby. Per Bobby. Dov'è? Qua. Bobby. Oh, come è tutto buio. Dove c'è le scale? Oh, sarà mia regola. Lo lascio qui sulle scale, Bobby, buonanotte. Buonanotte. Sballotta la micchia. Puttana! È un sollievo per me, signora. Non le nego che ne sarebbe potuto andare di mezzo anche lei. E mi sarebbe dispiaciuto. Qualcuno, come lei sa, non ha scrupoli ad ammazzare le mogli. Ma non io, Filippo Cozzamara. Questa decisione che lei ha preso, signora, le fa onore. L'unica cosa vorrei che non soffrisse. Mi creda, signora. Quando si spara in faccia, si muore subito. È la morte più bella. Perché le pallottole... Va bene, signor Cozzamara, la ringrazio. Sono io che ringrazio lei, signora. Adesso lei sarà una donna ricca, libera. Giovane e bellissima. Peccato che io sia andato un poco avanti con gli anni. Il tempo sì, che è un assassino. Oh, mi scusi, signora. Bene, allora dal barbiere. Ah sì, me lo porti dal barbiere. Ignazio. Tutti mi osseguono, signora. No, Mari,
mia, però io con i capelli corti sto male. Proprio un tagliettino appena appena qui, eh? Fidati di me, Johnny, è il barbiere più bravo di Palermo. Ci va anche lo zio. E allora andiamo da questo barbiere. In questa busta c'è il biglietto, il passaporto difesso, le carte di credito, eccetera, eccetera. Va bene. Appena arriva Maria, tu parti subito. Ti accompagna lei all'aeroporto. E dopo il funerale ti raggiunge a Buenos Aires. Benissimo. E a questo momento, allora, Johnny Stecchino è morto per tutti. Già. Sei morto, Johnny. Sì. Sei morto, ma stai in Sud America a ballare la samba. Avvocato! Johnny Stecchino è morto. Ficcatelo bene in testa. A sapere la verità, siamo solo tre persone. E queste tre persone siamo io e Maria. E io? Già. E tu. Buongiorno. S'accomodasse. Johnny, io vado. Torno a prenderti. Va bene. Quanto ci mettete? Col signore? Facciamo subito. S'accomodasse. Va bene. Ciao, Johnny. Ciao. Però me li tagli poco, perché io con i capelli corti sto male. Poco. Poco, 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 eh? Poco. Poco. Scusate, questa luce mi fa un po' male agli occhi. Posso accostare? Prego. Grazie. Oh! Allora, Johnny. Buongiorno. Come sta tua madre? Mia madre? Bene, perché? Ha detto bene. Fammi vedere questo neo. Oh. Non c'è più. Eh no, ma questo neo gli piace parecchio a Maria, oh. Ah, scusami. Se gli piace a Maria, te lo rifacciamo subito. È più bello. Grazie. Più bello, eh? E più piace a Maria. Santa Cleopatra, non mi sembra vero. Devo ammettere, Maria, che sei stata bravissima. Per me, amore, per ora viene la parte più divertente. C'ha il funerale, me ne ero dimenticato, il funerale di Confesso Maria. Mi raccomando, fammi fare bella figura, urlacci, lacrimoni, piange molto. Veramente, amore, ho paura che mi scapperà da ridere. Fingerò di piangere sulla spalla dell'avvocato. Sì, ma purtroppo Maria l'avvocato non ci sarà a quel funerale. E perché? Perché deve andare a un altro funerale. E quale? Il suo. E tu? Ma dove vai? Ma che stai facendo? Mi scusassi, ma mi stava per finire la benzina. Questione di un attimo. Che testa da minchia questo tassista, la benzina! Ma non ci poteva pensare prima! Amore. Ah. Amore, ah, non sì. Essere nervoso. Ah. Abbiamo tempo, siamo quasi arrivati all'aeroporto. Ah. Oh sì, Maria. 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 Ti prego, raggiungimi subito, perché ho una voglia di... Sì, amore. Oh. Maria! Ancora con questi baci!
Maria, ma quando imparerai a comportarti da uomo? Eh? E poi sempre con questo rossetto. Ora mi tocca andare a lavarmi, sei contenta? Scusa, amore. Amore, scusa. Ti accompagno. Ti accompagno? Ma dove mi accompagni? Al bagno degli uomini. Senti, Maria, fammi un piacere. Vatti a prendere un caffè. John. Bottana, mi ha fregato. E io che l'ho fatta studiare a Detroit. John. E saluta, cozza amara. Lasciatemi finire. John, portate. Portate, John. Dicevo io che non mi somigliava per niente. Bella femmina. Sì, Johnny si vantava che gli era sempre stata fedele. È la prima volta che l'ha tradito. Ma di quel fesso che gli somiglia, che ne facciamo? E se lo riprenderà la signora. Spero solo che i miei ragazzi dal barbiere non gli abbiano fatto troppo male. Allo zoo! C'è il gallo! Chi chi chi? E allo zoo! Più passione, più passione, quello lì in fondo, sì, la pecora, più bebe, no, bebe, più forte, allora, allo zoo, e il leone, oh, oh. Allo zoo, c'è il tacchino, coccode, coccode, come coccode, tacchino coccode, quella è la gallina, il tacchino ho detto, forza, chi è il tacchino, oh, chi è il tacchino, io, il cane. Allora, questo tacchino! Il cane! Maria! Andiamo! Ma questi non sanno cantare, non ci capiscono niente. Vieni, dobbiamo andare. Dove? All'aeroporto. Scusate,
Si può sapere come era che faceva il tacchino? Eh? Proprio neanche un secondo. Dai, il tempo di pigliarsi un caffè te ne vai. Mica ti ho detto di restare un mese. Un caffè, un secondo, uno. No, te l'ho detto, devo ripartire subito. Scusa, Dante. Dante? Ma come Dante? Ma non sono più i tuoi Johnny. Vieni qua. Sì. Così sei più bello, Dante. Ma infatti anche a me non è che mi piaceva troppo, sinceramente, lo facevo per te. Guarda chi c'è. Sì, lo so, l'ho visto. Vengo, vengo. Maria. Io vado. No, Maria, la pipì. Vuoi salire a fare la pipì? Io vado, ciao. Santa Cleopatra. Aveva da fare, non si è trovato il tempo. Oh, ma è proprio innamorata, mi ha detto che ritorna. Ora non ci ho capito bene quando. Ma andiamo, si va a fare colazione, ti devo raccontare un monte di cose. Senti, allora, è Palermo, devi vedere com'è bella la città. I palermitani proprio si divertono, giocarelloni, zuzzurelloni, proprio gente simpatica, capito? Ti vogliono bene, ti fanno... Ah, l'unica cosa però, è Lillo, mi dimenticavo, se vai a Palermo, non toccare le banane. Lasciale perdere, non le mangiare, eh.
Johnny Stecchino. Santa Cleopatra.